La cintura di castità è un mezzo di contenzione fisica, mediante il quale è possibile impedire a un soggetto, maschio o femmina, consenziente o meno, di avere rapporti sessuali. Ritenuta un mezzo in uso nel periodo medievale, si è poi scoperto essere un falso storico che risale al XV secolo e gli esemplari pervenuti in epoca contemporanea risulterebbero realizzati nel XIX secolo. Il mito venne impiegato per dimostrare quanto fosse stata buia l'epoca medievale e di conseguenza di come la civiltà stesse evolvendo. Inoltre, vi era anche un'impossibilità pratica di poterlo impiegare, al fine di garantire la castità, perché nessuno sarebbe potuto sopravvivere alle conseguenze igieniche che l'utilizzo di un simile strumento avrebbe comportato. Alcune incisioni del XVI secolo raffigurano invece una donna che indossa una cintura di castità, chiusa da un lucchetto, in piedi tra due uomini mentre riceve e consegna denaro. L'interpretazione che ne è stata data è che si tratti di una prostituta con un cliente. Con la scoperta del puritanesimo nel XIX secolo, soprattutto nei paesi anglosassoni, le cinture di castità divennero un oggetto di uso quasi comune. Erano cinture più morbide, da indossare solo per brevi lassi di tempo, usate dalle donne per proteggersi dal rischio di stupro o imposte agli adolescenti per impedirne la masturbazione, considerata dannosa per la salute o comunque peccaminosa per la morale del tempo. In alcuni casi, però, alcuni prodotti furono pubblicizzati nei periodici dell'epoca, anche come strumenti per assicurarsi la fedeltà delle mogli, trasformando così in realtà fino a quello che allora era stato un mito attribuito solo al Medioevo. Al giorno d'oggi le cinture di castità sono realizzate nei materiali più diversi, ma rappresentano solo uno strumento utilizzato come gioco erotico nelle pratiche di sadomasochismo.